Questo è l'esperimento classico numero 2, che come obiettivo ha la misura del calore specifico di un metallo e della capacità termica di un blocchetto fatto di quel metallo lì. Sarebbe questo blocchetto di metallo. Questo esperimento numero 2 va fatto necessariamente dopo l'esperimento numero 1, perché l'esperimento numero 1 ci permette di conoscere la massa equivalente in acqua del calorimetro da utilizzare. In questo caso io ho immaginato un calorimetro di massa equivalente in acqua 20 grammi. Dunque abbiamo questo blocchetto di metallo, dobbiamo misurare il suo calore specifico, la capacità termica. Allora noi lo mettiamo a scaldare in un contenitore, in un bicchiere, dove c'è dell'acqua, per esempio acqua in fase di ebollizione. E poi lo verseremo rapidamente, lo introdurremo rapidamente dentro questo calorimetro dove già c'è altra acqua, c'è una quantità per esempio di 200 grammi d'acqua fredda alla temperatura di 25 gradi centigradi. Il blocchetto caldo cede una parte del suo calore al sistema freddo che è formato dall'acqua e dal calorimetro. Il termometro segna un aumento di temperatura per esempio da 25 gradi a 27 gradi. Questa è la temperatura di equilibrio del sistema una volta che il blocchetto è stato immerso nell'acqua. Altre misure da compiere, sono la massa del blocchetto, per esempio 160 grammi, e la temperatura, a cui si trova il blocchetto, che in questo caso io ho immaginato 99 gradi centigradi. Può sembrare strano che non ho scritto 100 gradi centigradi, perché abbiamo detto che l'acqua bolle e sappiamo che bolle a 100 gradi. Ma in realtà l'acqua bolle a 100 gradi a livello del mare, dove la pressione mediamente nel corso dell'anno vale un'atmosfera, la pressione atmosferica. Se noi invece saliamo di quota, qua per esempio andiamo in montagna, ma basta anche salire di 100-200 metri sul livello del mare e già la pressione atmosferica si abbassa. Infatti l'aria è meno densa, più rarefatta, quindi la pressione atmosferica è minore e allora anche la temperatura di ebollizione si abbassa sotto i 100 gradi centigradi. Questo accade perché la pressione atmosferica è una specie di tappo, è un ostacolo all'ebollizione dell'acqua. Infatti la pressione atmosferica è come una mano che preme sopra la superficie del liquido e impedisce alle molecole dell'acqua di liberarsi allo stato di vapore. Se la pressione atmosferica diminuisce, come salendo in montagna, allora questa mano che preme più piano, diminuisce la sua pressione e quindi per le molecole del liquido sarà più facile lasciare lo stato liquido e passare allo stato di vapore. Quindi l'ebollizione è meno contrastata se la pressione atmosferica diminuisce. Quindi io qui ho scritto 99 gradi centigradi immaginando che non stiamo a livello del mare, ma siamo più in alto. Oppure si può immaginare che possiamo anche stare a livello del mare, però oggi è una giornata un po' più umida del solito, quindi la pressione atmosferica è un po' più bassa, infatti parliamo di bassa pressione quando c'è brutto tempo, c'è umidità nell'aria, e quindi con una pressione un po' più bassa della media sarà più facile per le molecole d'acqua passare allo stato di vapore, quindi l'ebollizione avviene a una temperatura leggermente inferiore a 100 gradi, per esempio 99 gradi centigradi. Dunque ricordiamo l'obiettivo del nostro esperimento: con questi dati sperimentali, masse e temperature, e con la massa equivalente in acqua del calorimetro che abbiamo misurato grazie all'esperimento numero 1, dobbiamo calcolare di questo blocchetto il calore specifico e la capacità termica. Prendiamo il blocchetto, lo immergiamo rapidamente nel calorimetro, rapidamente perché il blocchetto in parte cede calore all'ambiente durante questa operazione, ma noi trascuriamo questo calore disperso nell'ambiente se l'operazione è condotta in maniera molto rapida. Poi il resto del calore il blocchetto lo trasferisce in parte al calorimetro perché va a riscaldare anche un po' il calorimetro e in parte la restante parte viene trasferita del calore viene trasferita all'acqua fredda. E siccome il calore è una forma di energia e si deve conservare per questo, come sempre possiamo scrivere che il calore ceduto dal blocchetto è uguale al calore assorbito dal sistema freddo e assorbito da questi due, cioè dal calorimetro e dall'acqua fredda, avendo trascurato il calore disperso nell'ambiente.
Questa è quindi l'equazione che dovremmo risolvere. Il calore assorbito uguale al calore ceduto. Naturalmente il calore ceduto va messo in modulo perché si tratta di una quantità convenzionalmente negativa. Il calore assorbito invece è una quantità positiva. Prima di procedere con i calcoli però, vediamo i due grafici. Sono i grafici cosiddetti a gradini, i grafici temperatura-calore. In questo caso sono due perché sono due le sostanze, a differenza dell'esperimento numero 1, dove la sostanza era una sola, era l'acqua, che noi scaldavamo l'acqua calda e la versavamo nel calorimetro insieme all'acqua fredda. Non c'era il blocchetto, quindi lì era un'unica sostanza e bastava un unico grafico. Qui invece le sostanze sono due perché sono il metallo, e quindi questo è il grafico relativo al metallo, e l'acqua, e il primo è il grafico relativo all'acqua. C'è anche un'altra differenza rispetto all'esperimento numero 1. Nell'esperimento 1 l'acqua non doveva bollire, questo per l'acqua calda, perché se l'acqua calda viene portata all'ebollizione, una parte dell'acqua vaporizza e quindi quando l'andiamo a versare nel calorimetro non dice più il vero la misura che abbiamo fatto. Se noi per esempio avevamo misurato 100 grammi d'acqua calda, però una parte è diventata vapore, quando noi andiamo a versare l'acqua calda non sarà più 100 grammi l'acqua calda, ma sarà di meno. Qui invece l'acqua possiamo farla bollire, perché tanto non è l'acqua che noi verseremo nel calorimetro, ma soltanto il blocchetto. Cioè, in altre parole, l'acqua calda che qui bolle ci serve soltanto come ambiente caldo dove scaldare il blocchetto. Quindi non ci importa niente se una parte di questa acqua si trasforma in vapore e quindi diminuisce, anche perché noi quest'acqua calda neanche misureremo quanta è, non ci importa di sapere la quantità. Questo M2 non è la quantità d'acqua calda, ma è la massa del blocchetto. Quindi l'acqua calda, se anche evapora, non ci importa niente, perché tanto ci serve soltanto come ambiente caldo. È il blocchetto che invece ci interessa, la sua massa. Dunque torniamo ai due grafici, che sono uguali ma sono diversi, nel senso che ovviamente tutte le sostanze hanno il grafico fatto con questi 5 tratti: solido, fusione, liquido, vaporizzazione, ebollizione e vapore. Quello che cambia sono le temperature. Nel caso dell'acqua 0 gradi centigradi temperatura di fusione e 99 gradi centigradi, in questo nostro esempio, la temperatura di ebollizione. Nel caso invece del metallo, la temperatura di fusione è più in alto, sarà qualche centinaio di gradi almeno. E quindi l'esperimento che stiamo conducendo noi vede l'acqua allo stato liquido, infatti stiamo nel tratto liquido, qui c'è il ghiaccio solido, qui c'è l'acqua liquida e qui c'è l'acqua a vapore. Quindi noi stiamo sul tratto liquido dell'acqua, ma stiamo sul primo tratto, il tratto solido del metallo, infatti il metallo è solido. E andiamo a vedere lo stato iniziale dell'acqua, che si trova a 25 gradi. Questo è lo stato iniziale, lo chiamiamo A su questo tratto qua, tratto liquido. E vediamo anche lo stato iniziale del metallo, che si trova su questo tratto e lo chiamiamo B. Allora l'acqua sale dallo stato A allo stato E, che sta per equilibrio, che si trova a 27 gradi. Da 25 a 27 l'acqua si è scaldata di 2 gradi centigradi o 2 Kelvin lo stesso. Invece il metallo si trovava inizialmente a 99 gradi centigradi, che è la temperatura di ebollizione dell'acqua. Infatti il metallo stava nell'acqua bollente, aveva la sua stessa temperatura. E da B, stato iniziale del blocchetto, la temperatura scende, lo stato si porta fino a 27 gradi. Quindi lo stato di equilibrio finale sarà 27 gradi sia per l'acqua che per il blocchetto, perché acqua e blocchetto raggiungono l'equilibrio termico qua dentro al calorimetro. La temperatura è scesa del blocchetto da 99 a 27 gradi centigradi, quindi è diminuita di 72 gradi centigradi. Qua mi sono dimenticato di metterci il segno meno 72 gradi centigradi. Possiamo anche vedere sugli assi orizzontali quanto è graficamente il calore assorbito. È questo trattino che è in orizzontale, che è compreso fra i due stati A e E, e invece il calore ceduto è quest'altro trattino che va verso sinistra, che è compreso fra i due stati B ed E. E noi dobbiamo imporre che questo calore assorbito sia uguale a questo calore ceduto. Poi, trattandosi di due, diciamo, riscaldamenti, questo è un riscaldamento, questo è un raffreddamento, bisogna utilizzare le formule con il calore specifico, le formule per i cosiddetti riscaldamenti e raffreddamenti. Quindi calore specifico dell'acqua
per la massa d'acqua scaldata, per l'aumento di temperatura dell'acqua, CSM delta T. E la stessa cosa la facciamo per il metallo, CSM delta T. Però per il metallo lo indichiamo con il numero 2, quindi calore specifico 2 del metallo per la massa 2 del metallo per il raffreddamento delta T 2 del metallo. Attenzione che invece quando andiamo a calcolare il calore assorbito dall'acqua, dobbiamo tener conto del calorimetro, perché il calorimetro anche si trova a 25 gradi all'inizio insieme ai 200 grammi d'acqua, quindi è come se avessimo non 200 grammi d'acqua, ma 200 grammi più 20 grammi, perché il calorimetro si comporta come una massa aggiuntiva d'acqua di 20 grammi, nel senso che il calorimetro assorbe la stessa quantità di calore che al suo posto assorbirebbero 20 grammi d'acqua, quindi è come se noi avessimo 220 grammi d'acqua. E questo spiega perché utilizziamo qui il calore specifico dell'acqua anche per il calorimetro, perché il calorimetro lo abbiamo sostituito in via immaginaria con dell'acqua. Qui abbiamo anche messo la discesa di temperatura in modulo perché si tratta di un valore negativo, meno 72 gradi. Così abbiamo tutte quantità positive, ricaviamo la nostra incognita che è il calore specifico del metallo portando M2 delta T2 al denominatore dall'altra parte, eccoli qua sotto. Poi andiamo a sostituire i valori: calore specifico dell'acqua, una caloria su grammo Kelvin. Poi abbiamo la massa d'acqua totale fredda, che è, abbiamo detto prima, 220 grammi. M2 invece è la massa del blocchetto che abbiamo misurato con una bilancia elettronica, 160 grammi. E poi abbiamo, le temperature di quanto si scalda l'acqua fredda e il calorimetro di 2 Kelvin, di quanto si raffredda il blocchetto 72 Kelvin. Dopo tutte le semplificazioni otteniamo questo valore. Prima di ragionare su questo valore, però, una parola a proposito del calore specifico dell'acqua. Infatti, il calore specifico dell'acqua in pratica è la definizione di caloria. Che cos'è la caloria? È quella quantità di calore che serve a riscaldare di un grado, Kelvin o centigrado è uguale, un grammo d'acqua. Quindi la caloria, per definizione, è il calore specifico dell'acqua. Quanto calore una caloria serve per scaldare un grammo d'acqua di un grado. Il risultato, questo valore qua, è espresso giustamente in calorie su grammi Kelvin, che cosa significa? Che il calore specifico del metallo, CS2, vuol dire, questo valore vuol dire che per riscaldare un grammo di quel metallo di un grado, bisogna fornirgli 00382 calorie, oppure, che è lo stesso, bisogna fornirgli 0,160 joule. L'equivalenza si ottiene ricordando che una caloria sono 4,186 joule. Attenzione che il calore specifico, come indicato qua, si riferisce al metallo. I calori specifici si riferiscono sempre alle sostanze, mentre invece le capacità termiche si riferiscono agli oggetti. Quindi ora che abbiamo calcolato il calore specifico del metallo, calcoliamo la capacità termica del blocchetto, moltiplicando il calore specifico del metallo per la massa del blocchetto. Infatti sappiamo che per passare dal calore specifico alla capacità termica bisogna moltiplicare per la massa dell'oggetto. Quindi moltiplichiamo questo valore per 160 grammi e otteniamo 6,11 calorie su Kelvin, oppure, come abbiamo fatto prima con l'equivalenza, una caloria sono 4,186 joule, troviamo 25,6 joule su Kelvin. Cosa significano questi due risultati? Intuitivamente che se noi vogliamo scaldare di un grado, centigrado o Kelvin, è lo stesso, questo nostro blocchetto di metallo, questo nostro blocchetto dobbiamo fornirgli 6,11 calorie oppure 25,6 joule. Ricordiamo anche che la capacità termica dipende dalla massa dell'oggetto e non solo dal materiale di cui è costituito. Chiaramente dipende dal materiale, quindi dal metallo particolare, ma dipende anche dalla massa. Per esempio, se la sua massa fosse doppia, anziché 160 grammi, 320 grammi di blocchetto, allora servirebbe il doppio del calore per scaldarlo di un grado. Questo è logico perché più è la massa di un oggetto, più calore bisogna dargli per scaldarlo di un grado.
Ecco perché non avrebbe senso parlare di capacità termica del metallo, perché dipende da quanta è la massa dell'oggetto di metallo. Più è la massa, più calore devo dare, quindi maggiore è la capacità termica. Infine, ricordando che i dati sperimentali avevano alcuni tre cifre, altri due, per esempio massa equivalente del calorimetro aveva due cifre significative soltanto, allora non possiamo esprimere i risultati finali con tre cifre significative come abbiamo scritto qua, tre cifre, ma dobbiamo togliere una cifra per esprimere i risultati con due cifre sole. Infatti i risultati devono avere lo stesso numero di cifre significative come i dati meno precisi. I dati meno precisi ne avevano solo due di cifre significative, quindi anche i risultati devono averne due, quindi 00, 38, 016, 6,1 e 26 con le varie unità di misura. Quindi ricordiamo che il calore specifico, quindi del metallo, è riferito al metallo e non all'oggetto. E sono questi valori, e noi potremmo anche cercare di indovinare che metallo è andando a vedere sulla tabella se ci sono dei metalli e quali sono che hanno come calori specifici valori vicino a questi valori che abbiamo trovato noi. E poi la capacità termica, ricordiamo che si riferisce al blocchetto e non al metallo.